Buongiorno amici Juventini, faccio questo video in ritardo, molto in ritardo rispetto alla finale di Coppa Italia, persa dalla nostra Juventus a discapito di un buon Napoli, non è certo Napoli, ma a discapito di un buon, volenteroso e soprattutto ben messo in campo Napoli dal grande Rino Gattuso. Questo ha dimostrato quanto sia importante aver giocato a calcio ad alti livelli, a buoni livelli diciamo, rispetto a chi non ha mai calcato i campi di calcio a livello agonistico come Sarri. Io dicevo, quando si presumeva che Sarri potesse venire alla Juve, a me mi prese quasi un infarto. Io non volevo Sarri, non lo voglio e spero che lo caccino fra 10 minuti, anzi avrei voluto che l'avessero già cacciato, ma non da l'altra sera dopo la partita persa con il Napoli ai rigori, ma nemmeno nella semifinale di ritorno pareggiata indegnamente contro un buon Milan, 75 minuti in 10 uomini per giunta, ma nemmeno nella finale, semifinale di andata pareggiata con un rigore non voglio dire regalato dall'arbitro alla Juventus, ma un rigore quantomeno dubbio dato alla Juventus e segnato da CR7, che ci ha permesso poi in effetti di accedere alla finale con il Napoli. Ma nemmeno questo, ma nemmeno quando abbiamo fatto figure di merda con squadrette tipo il Verona, parliamoci chiaro, perdere contro il Verona è stato proprio... Io non l'avrei proprio, come ripeto, non l'avrei proprio voluto Sarri, perché non lo ritengo, oltre a non ritenerlo un buon allenatore, io secondo me Sarri è un pallone gonfiato, parliamoci chiaro. Sta bene ai giornalisti e allora lo stanno gonfiando un po' come è successo poi in nazionale con il grande Sventura. Sventura era un altro pallone gonfiato dei giornalisti. Tutti sapevamo, almeno chi è competente di calcio, sapeva che Ventura avrebbe rovinato l'Italia e in effetti non ci ha fatto andare ai mondiali. Abbiamo fatto una figura proprio barbina. Tutti, almeno i competenti di calcio, ma i veri competenti, non quelli che si dicono io sono il competente, non è vero. I veri competenti di calcio, quello che non lo dicono, però che osservano il calcio da oltre 50 anni. 50 anni di calcio. Ne abbiamo viste noi cinquantenni. Se venisse lo accetterei, perché non potrei fare altrimenti, ma cari amici, già io Sarri non lo vedo proprio sulla panchina della Juve, lasciando stare il fatto del gioco, che forse potrebbe pure andare, forse, perché una cosa è mettere Sarri al Napoli e una cosa è mettere Sarri alla Juve, non ci scordiamo la Juve. Cina, Nanchino e Corea del Sud, tutto sommato, non hanno detto niente. Anzi, se dovevano dire qualcosa in positivo, io credo che hanno messo maggiormente dei dubbi. Sia nella mente di Sarri, ma soprattutto nella nostra, di tifosi juventini. Abbiamo lasciato una squadra imbattibile, quasi imbattibile. Un ammazza sassi, la squadra di Allegri, e abbiamo preso una squadra senza capo e né coda, ancora in cantiere,
la squadra di Sarri. Vi dico la mia, oggi, 26 luglio 2019, io credo che prendere Sarri sia stato uno degli errori più grandi e più gravi che la Juventus abbia mai fatto nella storia di 120 anni e più. Di storia juventina. Spero che io sbagli. Spero che io oggi sia impazzito e che la mia mente mi ha tradito e che i miei occhi hanno visto tutt'altro che la verità. Ma io oggi, dal mio punto di vista, io credo che Sarri è un buon tecnico, ma non è un tecnico per allenare squadre di questo calibro e con questi campioni.